Ancora non ce l'ha di. Ora Ora sì, siamo in diretta, ora si parli sul cazzo tuoi. Vai, parla, parla. Chi c'era? Chi c'era? Chi c'era? Chi c'era? La c'era. Poi c'era. Scoperto. Buongiorno. Buongiorno. C'è un dolore qui. Come mai? Perché ti sei messo a studiare il prima l'abbiamo trovato. No, l'abbiamo 5 trovato minuti. In mezzo alla campagna. Bucato. Che devi vedere come puliva tutto. Sembravamo come il ciclone, sei Cino. Io non so che non riusciva. Fidi dalla valle, Stefano! Oh Cino! Oh, che fai? E che devo fare? Allora. Tu sei di verde, Regini. Regini. Sì. È andata bene l'altra sera, abbiamo concluso. Chi ce l'ho fatta? Abbiamo concluso l'opera Omnia, la gente ha risposto bene, hanno risposto bene. Risposto bene. Noi ringraziamo anche. Buongiorno Marco, Mirko. Ringraziamo anche Cecconi, poi ringrazieremo a tutti. Diciamo che ufficialmente ne sono rimasti 4 o 5 dalle. Allora, sono rimasti 4 o 5 gadget. Levateli. Andate da Archimede, da Mar di Libri a Portofenaio, fate l'ultima fettina. Ringrazio Mauro Copenghi che ieri ci aveva invitato alla Rispab a fare il bis della serata, però purtroppo per questioni logistiche non siamo potuti andare. Però, siamo a breve, a breve apriremo le cassettine con le offerte per la pediatria di Portofenaio. Vedi, da un po', infatti, noi si fece una cosa anche anni fa per loro, per sì, la Caritas. Per la Caritas. Si fece una bellissima festa al Mandelbar e si raccolse anche un sacco di soldini. Se vero? Venite al Mandelbar. Ieri c'era la seconda puntata. Era voce fuori campo. C'era la seconda puntata di Little Barlume, molto carina, c'era il grande Bobo. Lo sai che non ho visto, carina, perché se serve stasera. Che era la serata. Ma Sky me la so sistemata. Se pensa, andiamo a Marcella Marina a presentare il libro. A un certo punto dice, oh, c'è Rondelli, dice andiamo a trovarlo. E io sto a fianco a una ragazza, non avevo mai visto il Barlume, cioè, sinceramente. A fianco a una, un'oretta e mezzo. Che topa, che topa, che topa, che topa, che topa, 92, 92, è impazzito. Poi se ne va, sai, dice lui, dal vivo però, prende. Ma chi è? Era, un... era la tizi del Barlume, bella davvero. Un po' di topa. 88. No, nel 102, sballava. Ma buongiorno a tutti. Allora, quindi, le infatti, vedi, oggi... la serie girata a Marciamania in TV, il secondo episodio di Little Barlume, io non sono visto ieri perché c'avevo il mascara, no perché c'ho avuto la cosa... Perché stasera la danno, la danno ufficialmente, capito? Marco, ma cosa c'è? Niente, vabbè. Questa è drammatica. Aia. Noi ripetiamo ai bimbi, andate a Susina. Sì. Male male, fatevi le canne. Oh, ma non rompite, la roba. I coglioni alla... Vanda, in azione al palazzetto, danni alla porta inglese, hanno spaccato la porta. Ma la vanna, ragazzi. Tra l'altro la... Avete in capo, velli, me lo mangiamo. Alla palestra di... Guarda. Vergogna. No, no, ma proprio siete proprio imbecilli. Allora. Ma dico, ma vai a toccare il culo una bimbotta. Poi dice non c'è. Ora vuoi che se no poi denunciamo per molestie. Diciamo andate. Oh, a lui, guarda un po'. Grande Pasquale Diana. Diciamo su, andate. Oh, leviti di lì. Andate. È ora che ti buchi. Andate ad abbordare, diciamo. Andate ad abbordare, dai, fate gli uomini. Come. Non so se si può raccontare. Che sono dei ragazzi, diciamo, che giocavano a tirarsi dentro le aiuole, dentro le siepi, durante la campana, tanto non diciamo, è carina, durante mi sembra una festa estiva, no? Ascolta. Una festa estiva, logicamente, essendo sotto le telecamere, hanno visto questi ragazzi che si lanciavano dentro le aiuole, e quindi hanno chiamato i genitori perché hanno sfasciato tutte le aiuole, tutte le... E gli hanno detto, purtroppo. Buongiorno Belin. E da oggi che stiamo in botte hanno accanto a delle bimbe, no? Il babbo, di origine riese, mi ha detto, io non so se non capisci in casa, un figliolo così, no. Con tutta quella roba che ce l'ho dentro le mani, da andare a tirare con quel tonto nei buscioni, per far tonto. Dicevo, quindi bella, perché la filosofia riese, era capito? Ma... Poi, magari se uno difende il figliolo, ma però poveri. Ho detto,
E io mi domando e dico, ma quelle tappe che avevi accanto, deve andare a fare un sciocco con quell'altro a tirare giù la viola. Effettivamente. Ha pagato, capito? Babbo l'ha risparmiato. Belinda, manca il velino. Manca il velino, Belinda. Oroscopo. Cosa c'è? Parte la petizione antichiusure a Marciana. Oggi assemblea con i commercianti, servono agevolazioni per non far morire il paese. D'altronde è vero, perché comunque... Cioè, poraccio, te ne hai aperto in un posto dove però un vendi e c'è da passare, affitti e quanta roba, diventa, e a tutte le parti bisogna trovare una soluzione va trovata, dai, però insomma capisco che non è così semplice. Una finestra. Non è così semplice. Poi Alforesi iniziano corsi di pasticceria all'ISIS. All'ISIS ci sono bombe da mangiare le, se lo fa. No, invece è carino, scusa, voglio dire, guarda, cioè, ascolta, ricco il programma, torta mimosa, bavaresi, vigni, Sant'Onore, occhi di bue, crostate, sfogliatelle, dolce al cucchiaio, pan di Spagna, margherita e andiamo noi a falsare. Allora, noi ci si propone come assaggiatori, come test. Se volete. Leggi l'oroscopo, sì, ora lo leggiamo. L'agenzia formativa del Foresi, quindi, ragazzi, dell'alberghiero, noi siamo disposti a venire lì a assaggiare queste torte. Chantal, buongiorno. Conosciamo qualcuno? Telefoniamo, 349. Ci fatemi a fare. Allora, noi telefoneremo, se l'edicola albana vuole venire a fare l'assaggio. L'assaggio, dai. Ci dolci della Foresi. Ci fate fare l'assaggio, per favore. Mi si fa pubblicità, tanto sai quanti bimbi si iscrivono? Invece di andare a sfasciare sti cazzi di palazzetti, andare a fare un corso un bel bombolo di torte e cose, poi magari ti tirate il muso anche carino, gradevole. Ora chiamiamo, Perché se no, bimbi, sai cosa c'è? C'è la festa con i detenuti. Ah, ora parliamo col nostro amico qui dentro. Ti conosce, ora. Ok, allora bisogna essere raccomandati anche. Allora, festa con detenuti a Porto Azzurro è iniziato con un canto della Re Omagi Band 88. Re Omagi Band. Il pomeriggio di festa con un I3 e i detenuti del carcere di Porto Azzurro. Fanno più feste sulla carcere che giù un paese. C'è anche il premio internazionale Emanuele Casalini. Ecco, carino. La Divina Commedia. E non ci hanno chiamato? Perché no, ci sono andato, sai, fa sai che ci la siamo presentazione sai del ci siamo scordati, mi sembrerebbe bene a lei, ci siamo scordati che ieri a campo c'è stato l'affare dei gruppi, ci avevano mandato anche da me, hanno passato di mente con l'affare delle cassette, dei cazzi, ma passato di mente, ma fatto la, bravo, hanno fatto la gara, i caro Dotto, hanno fatto la gara, che c'erano tutti gli strumenti del Dotto, ma cazzo, l'ho fatto una bella buongiorno dal Rio, Jessica Pinciona. No, aspetta, leggi, la storia, il cuoco senza tetto che dorme in macchina. Allora, negli ultimi tempi solo lavori saltuari, non la segna disoccupazione, così Carmelo per mangiare deve rivolgersi alla parrocchia di Carpani. Dai fornelli di alcuni ristoranti e l'erba alla mensa dei poveri, della carica alla sghinghetta. Carmelo è un nome inventato per salvaguardare la privacy. Sì. Allora, ragazzi, visto che è lì, ogni tanto date al lavoro della carica e fatelo cucinare. Sarà un cuoco, proprio braccio. È stato un amore a prima vista, ci ha confiato. Mi hanno sedotto le bellezze naturali, il clima, soprattutto l'umanità degli isolani che ho incontrato e con cui ho avuto a che fare. Dove ho lavorato fino a poco tempo fa mi davano la possibilità anche di dormire in una stanzetta. I ristoranti del centro storico Portofrave però ha chiuso, per cui non avendo cessato l'attività, l'attività è stata difficile per vivere. Quindi a quel punto mi arrangio, dai, speriamo insomma giù che questo sia l'inizio invece di una rinascita. Buongiorno Luciana. Allora, l'oroscopo. Subito così? È lunedì la gente aspetta l'oroscopo perché vuole sapere come parte la settimana. Ora, bella Belinda innamorata, pada da sola. Bilancia. Ormai sappiamo tutti che Belinda è la bilancia. Lo sanno anche molti. Belinda, mettici anche quando sei nata, sì, magari qualcuno ti farà anche regalo, guarda. Consapevoli di aver dato il massimo impegno e tutte le energie al lavoro, oggi potrete concedervi una meritata giornata di riposo. Sto leggendo. Ci accide. Amore, vieni. Di riposo. Insomma, Belinda, ti devi riposare. Belinda, riposa. Oggi posa il pennello, Belinda. Detto così è brutto. Pittrice. Dedicandovi alla cura del corpo e dello spirito.
ti fai una bella cremata di roba. Capricorno. Così anche il mio, finalmente. Per i nati dal 22 dicembre al 19 gennaio. Quindi siamo. Ci stai così. È spettacolare. È nata all'8. 10 del 73, 73. Si vede, no, 8 10 73 8, del 73 come me, ma si vede che vecchiotta anche lei, dai, 73 come me, sono vecchio, no. Ragazzi, dai. Capricorno, dai. Con gli astri favorevoli vi si apriranno nuove stimolanti prospettive. Ragazzi, vedete a voi. La giornata. Dove cazzo sei? Iniziamo. La giornata sarà ricca di avvenimenti positivi. Potete anche contare su un certo fascino. E qui una frase che a voi si dice molto: riposo. Di che segno sei? Bilancia, come Belinda. Belinda. Ha detto così. Perché lui è un imbianchino. Pittore in bianchino. Sto vedendo. Buongiorno, Marco, eccoli. Marco, ci dà una mano. Allora, prossimo, guarda Ganzo, allora, riposate di più. Organizzate qualcosa di speciale per la serata. Svago e divertimento in serata. Chiarire qualcosa in amore. Serata divertente. Ridurre al minimo gli alcolici. È mio! Ecco, aspetta. Ridurre al minimo le alcolici. È verde. Giornata di riposo, relax. Anna Rosa, riposo. Un invito. Ma uno gli avesse detto andate a lavorare. Andate riposo. Se andata col sabato. Vedi la riesce che è lei. Invece scrive cancro. Un colpo di fulmine metterà alla prova il vostro rapporto. Lascia stare con Maurino, che sennò ti rovini. Ha già dato nella vita. Vi costringerà a rivedere i vostri legami e chiarire quello che voi chiamate amore. Non sono vecchia, sono stagionata. Sì, va bene. Sei baricata? Baricata. Marco, ci serve una mano, Marco. Marco Macchi, ci serve noi una mano. Noi vogliamo andare... a fare l'assaggio al costo di pasticceria al corso di pasticceria dell'Isis Foresi. Quindi Marco, noi siamo degli otti e possiamo quindi dare un giudizio, come diceva la nonna, siamo riesi gli otti, zero sincero riesi gli otti. Fai che ha salutato. Sì, leggiamo l'oroscopo perché ci crediamo nell'oroscopo. Fai che ha salutato così. Già la notizia, sì. Arrivederci. Marco, dacci una mano per andare a fare l'assaggiatore. Patrizia, ma che c'è qualcuno che ancora legge l'oroscopo? Patrizia, è pieno. C'è gente che non si alza la mattina, sono già che c'è scritto. No, però quando arriva e c'è riposo, e va al lavoro e dice no, l'oroscopo ha detto sta tranquillo. Riposa, mattina, quindi. Ok, iscritti, grande Marco! Ma noi vediamo solo a fare cosa, a testare. Abbiamo l'isfatto. Per me è no, io faccio la maionchi, che c'ho un po' il capello. Io aspetta, fammi un po' assaggiare. È un nastro. Ma non riassaggiare. Marco, organizza tutto. Che organizza tutto e noi si viene. Bellissima, in diretta proprio. Le dico l'Albana è con voi. Arrivederci, buonanotte, ciao. Ciao.